Qual è il lago più grande d'Italia, signor Crista Gabo? È facile, lo dice anche il nome, non è vero, il lago più grande d'Italia. Lo dice anche il nome. Lo dice anche il nome, signor Crista. Lago Maggiore. Me lo immaginavo. Me lo immaginavo che ci cascava. Il lago Maggiore non è il lago più grande d'Italia. Si dice maggiore, ma non è maggiore. Il lago di carta è maggiore di lui. E appunto è il lago più grande d'Italia. Carina, non è vero? È spiritosa. Mi prende un inconvulso. Vogliamo fare qualche domandina sulla storia, signor Twista Gabo? Il suo diritto. Dunque, vediamo un po'. Signor Crista Gabo, dove è morto Garibaldi? Garibaldi? Capri! Lo sapevo, signor Crista Gabo. E di nuova. Molto spiritosa, signor Crista Gabo. Ve lo immaginate Garibaldi a Capri con la sua barba? Con il suo slip? Che fai tu fino al paraglione? Cabrera, non Capri. Garibaldi è morto a Cabrera. Signor archivista capo. Qual è il nome di un pachiderma, signor archivista capo? Pachiderma qualunque. Un pachiderma. Artali! Vedo che non ha perso l'abitudine di insultare i suoi superiori, signor archivista capo! Ma signor maestro, io non so nemmeno cosa significa un pachiderma! Ecco, già lo so. Vecela con me per l'affare del pappagallo. Perché parla del pappagallo? Che c'entra il pappagallo? Costui vuol fare l'archivista capo e non conosce le nozioni più elementari. Quindi ritengo, a ragion veduta, che non può avere la promozione. Hai rovinato. Sent'andro bocciato, sent'andro bocciato. Mi dica un po', signor archivista capo, signor maestro, permette che le faccio una domanda? Avanti, signor archivista capo, mi faccia una domanda. E allora mi saprebbe dire che significhi la parola pagliatone? Che significhi pagliatone? Perché lei lo sa, signor Crista Gabo? Se non lo sapessi, non sarei qui. Non gli avrei fatto la domanda. E allora ce lo dica, signor Crista Gabo, cosa significa pagliatone. Permette? Vorrà farsi? Prego. Quindi, lei non sa che cosa significa pagliatone? Non lo so, non esiste.